chiesto di raccontare la storia della Buzzi Unicem e io lo faccio volentieri. Lo faccio volentieri chiarendo che io sono in grado di raccontare la storia della Unicem, che poi la vecchia Marchino, mentre per la Buzzi ci sarà qualcun altro che potrà raccontare il tutto molto meglio di me. Per quanto riguarda la Unicem, abbiamo detto comincia con la Marchino. Dunque io mi considererei un po' un figlio d'arte nel senso della Marchino, perché sono nato in una delle primissime cementerie della Marchino a Berceto nel 1927, ebbene sì, nel 1927. Dunque, la storia della Marchino. La storia della Marchino praticamente comincia con la costruzione della fornasetta da parte di Luigi Marchino, 1872. Come vedi, ci troviamo nell'archivio storico della Buzzi Unicem, dove sono raccolti tutti i documenti della Marchino, della Buzzi, documenti storici intendo dire, della Palli, della Bargero, CAI, tutte società che sono state poi assorbite dalla Buzzi. Naturalmente tutti questi documenti qui, come vedi, sono stati un validissimo supporto alla mia memoria. E quindi ritorniamo al 1872. La fabbrica inizialmente nasce per la produzione della calce, nel contesto del Casalese sono decine le fabbriche di questo tipo in quel periodo. Intanto si sviluppa pian piano l'industria del cemento, Cerrano che torna dall'Inghilterra, dalla Francia, eccetera, viene la produzione di cemento anche nel Casalese e Luigi Marchino 5-6 anni dopo, precisamente nel 1878, modifica l'impianto e oltre alla calce produce anche il cemento. L'azienda cammina, Marchino dopo pochi anni trova altri soci e fonda la SCIC, Società Casalese Industria Calce e Cementi, sempre guidata appunto da Luigi Marchino, che come prima attività, al di là della fornasetta, come prima attività costruisce una cementeria a Berceto. Siamo nel 1911-12, Berceto di cui dicevamo poco fa. Intanto nel 1915 muore Luigi Marchino e subentra Ottavio Marchino. Ottavio Marchino, che è una figura storica internazionale, diciamo, nel mondo del cemento, e di lì comincia praticamente l'ascesa della Marchino. Infatti, qualche anno dopo, l'azienda cambia nome, non è più SCIC, ma è Ottavio Marchino EC, ditta Ottavio Marchino EC. Nel 1927 c'è un altro passo avanti e scaturisce, diciamo così, dall'alleanza di Ottavio Marchino con il senatore Agnelli, si acquista la Piemontese. La Piemontese è quella fabbrica che ormai non c'è più, c'è un asilo al suo posto che è all'inizio del Ronzone salendo sulla sinistra subito dopo il Ponticello, era la Piemontese. Un anno o due prima però Marchino aveva già costruito lo stabilimento di Prato in Toscana, quindi siamo arrivati già a quattro stabilimenti. Arriviamo al 1930 e l'anno, il decennio dal 30 al 40 registra proprio il potenziamento della società, che nel 1933 si fonde con l'Unione Italiana Cementi di Gualino, nasce di lì la Unione Cementi Marchino, 1 gennaio 1933, che al di là degli stabilimenti che abbiamo già detto porta al Marchino anche gli stabilimenti di Morano, Ozzano e Casale, che erano appunto della Unione Italiana Cementi. Dicevamo, dagli anni 30 agli anni 40 c'è il vero primo grande sviluppo dell'azienda. Infatti vengono acquisite 8 o 10 cementerie, società e conseguenti cementerie, la Cementi Calcemiglia a Piacenza, la Scandianese Eleganti Idraulici a Scandiano di Reggio Emilia, a Calenzano, la società Cima a Calenzano in provincia di Firenze, la Valle Marecchia,
e la cementeria di Sant'Arcangelo di Romagna, la Cementi Fabriano e altre. È difficile ricordarle tutte, tante quante sono. Alla fine degli anni 30, la Marchino, sempre in collaborazione con Giovanni Agnelli, che era presidente in quel periodo, costruisce la cementeria di Bidogna. La cementeria di Bidogna, tuttora in piena attività, venne considerata la cementeria di Roma. Guidonia dista 20 km da Roma. È storica l'inaugurazione, io mi ricordo la posa della prima pietra, come si usava allora, con il capo del governo dell'epoca Mussolini e il vescovo di Tivoli. Nel frattempo Marchino acquista anche una cementeria a Pola della società Istriana Cementi. Con l'occasione posso dire che la cementeria di Pola nel 1945 viene espropriata, requisita, insomma, dalla Jugoslavia al termine della guerra, e qui devo soffermarmi un attimo per un ricordo personale. Il direttore della cementeria di Pola, un ingegnere di Castellavazzo, è inutile fare dei nomi, che guarda caso era mio padrino, si è salvato miracolosamente dalle foibe ed è venuto poi, è tornato a Casale ed è andato a dirigere la cementeria di Guidonia, per poi passare alla cementeria di Augusta, di cui diremo dopo. Intanto, prima della guerra, Ottavio Marchino ha una felice idea di acquisire, proprio per procurare il combustibile per le cementerie, acquisisce ben tre miniere di lignite, di carbone, una a Castelnuovo Magra, provincia di Spezia, con i vari pozzi, 6-7 pozzi di lignite picea, che è un carbone abbastanza vicino all'antracite, con un potere calorifico molto minore, un'altra a San Giovanni Valdarno, lignite xiloide, questa, meno potere calorifero, un'altra a Massa Martana, provincia di Terni. Quindi i tre gruppi di miniere hanno vita intensa nel corso della guerra. La miniera di Massa Martana, che è la minore, finisce praticamente poco dopo la guerra, mentre la miniera di San Giovanni Valdarno, detta concessione Poggio Avale, la miniera di Castelnuovo Magra, detta concessione mineraria Sarzanello, vanno avanti parecchi anni, fino a quando insomma, i costi diventano insostenibili, non tanto come costi di produzione quanto il costo di vendita, perché ormai finita la guerra l'Italia ha ricominciato a importare il carbone dall'estero e nasce il petrolio, tra l'altro per quanto riguarda l'alimentazione dei forni eccetera, quindi il carbone nazionale. Basta pensare al Sulcis, che ha avuto vicissitudini di cui ancora adesso si parla, e il carbone nazionale praticamente si esaurisce l'attività di estrazione. Qui bisogna fare un passo più che indietro, di fianco a questo nostro discorso, dobbiamo accennare con una nota di tristezza, indubbiamente, alla scomparsa prematura di Ottavio Marchino. Ottavio Marchino muore il 3 dicembre del 1943 a 60 anni. E con lui viene meno questa figura che, come abbiamo detto prima, nel settore del cemento, figura di primo piano in Italia e in Europa, anche arriverei a dire anche in campo internazionale. Gli succede il figlio, Teresio Marchino, nella carica di amministratore delegato, insieme a Vittorio Bonadè Bottino, direttore della costruzione, sezione costruzione e impianti della Fiat, è uno dei massimi esponenti che hanno contribuito naturalmente allo sviluppo della società, come vedremo dopo. Quindi abbiamo due amministratori delegati, Bonadè Bottino e Marchino, e il direttore generale Ranzenigo. Sì, mi viene Ranzenigo, noi dipendenti lo chiamavamo il Duca. Dovessi spiegare il motivo non ci riesco, però era il Duca, per noi era il Duca e gli volevamo tutti bene.
come duca e come direttore generale. Aranzenigo, nella posizione, nella carica di direttore generale, successe l'ingegner Ugo Pozzo. Allora possiamo considerare appunto la sorte delle cementerie e delle fabbriche nel dopoguerra, a partire dal dopoguerra, direi in due gruppi. Il primo gruppo comprende fabbriche che o avevano già cessato l'attività o non è stata ripresa l'attività, e qui ricordiamo la ex Ottavi, qui a Casale, in via Cardinal Massaia, ricordiamo Berceto, ricordiamo Fabriano, queste non hanno ripreso. Per altre fabbriche si è iniziato un procedimento di potenziamento, aggiunta di nuovi forni, cambiamento impianti di macinazione, di frantumazione, insomma quello che si può fare per rendere più moderna e più e a un esercizio insomma più conveniente la cementeria. E qui le ricordiamo praticamente tutte le altre: Sant'Arcangelo di Romagna, Calenzano di Settimello, Piacenza, Guidonia e altre. Intanto nasce anche la cementeria di Augusta, provincia di Siracusa, alla fine degli anni 50, costruita dall'IFI, IFI è la società finanziaria della famiglia Agnelli, che viene data in gestione alla Unione Cementi Marchino. Di queste fabbriche potenziate, alcune continuano a produrre in pieno esercizio con ulteriori potenziamenti, altre diventate praticamente, nonostante gli ulteriori ampliamenti del dopoguerra, diventate obsolete o con dei costi di esercizio insostenibili, vengono chiuse. Tra queste ricordiamo la Piemontese, di cui abbiamo detto prima, Ozzano, la Furnasetta. Ecco, qui c'è la Furnasetta, che è un monumento storico di archeologia industriale ed è la traccia che rimane della famosa cementeria cosiddetta di Viale Priocco, oggi Viale Martino, e la fabbrica con il forno rotante, dicevamo prima, installato nel 25-26, insomma negli anni 20, si stendeva dove tutte queste case qui, si arrivava fino al canale. E qui c'era dove tutto questo, tanto c'erano gli uffici, e lì ti viene fuori la curiosità, c'era una rastrelliera per le biciclette. Il 7 gennaio del 47 pomeriggio ho cominciato a lavorare alla Furnasetta, a degli uffici qui, con la bicicletta che ho messo lì per una decina d'anni, fino a quando poi sono stato trasferito a Roma. E così siamo arrivati alla fine degli anni 70. E qui c'è un nuovo salto di qualità della Marchino, che costituisce la società Unicem, con capitale della Unione Cementi Marchino, della Cementerie di Augusta e della SAICE, società del Piacentino, con cementeria a Vernasca, Lugagnano Vernasca, provincia di Piacenza, ecco, e nasce così la Unicem, Unione Italiana Cementerie Marchino Emiliane e di Augusta. Curiosità, la sigla Unicem. La sigla Unicem mi è stato detto dal carissimo dottor Teresio Marchino, mi è stato detto che la propose lui, perché Unicem era la sigla telegrafica della Unione Cementi Marchino. Probabilmente i giovani di oggi questo non lo sanno, ma io me lo ricordo. E qui, a proposito del dottor Marchino, mi viene in mente un aneddoto. Ci fu la famosa scommessa del vestito, tutta l'azienda la conosceva. Per un certo motivo, con Teresio Marchino, figura gioviale, aperta, simpatica, scommettemmo un vestito. La scommessa l'ho vinta io e lui andò a casa e mi regalò il suo vestito di gabardine, che non aveva praticamente mai indossato. Quel vestito, e per ragioni affettive e perché è veramente un bel vestito, me lo sono tenuto per almeno una ventina d'anni. Qualche anno dopo, purtroppo, il dottor Marchino ci lascia. 60 anni. C'è un nuovo amministratore delegato, l'ingegner Ezio Testore. Premetto, se è il caso, di citare anche i presidenti, perché fino ad allora il presidente della società prima fu Giovanni Agnelli, poi Ferrero di Ventimiglia,
sempre della famiglia, e poi l'ingegnere Giovanni Nasi, insomma è tutto un po' il circondario della famiglia Agnelli, sono nomi noti e quindi fa piacere ricordarli. E qui comincia l'ultima fase, diciamo così, che dura un buon 10 o 15 anni, della Unicem, che spazia la sua attività in Italia e all'estero. In Italia si acquisisce la cementeria di Barletta e la cementeria di Siniscola, Cementi Nuoresi, due fabbriche, due società facenti capo al gruppo svizzero della Holder Bank. Poi altre due cementerie, una a Cadola, vicino Cadola nella zona di Ponte delle Alpi, della Savic, e Travesio della Friulcem. Quindi abbiamo detto acquisto di queste quattro cementerie, quattro società in Italia, e poi il passo lungo, non più lungo della gamba, ma lungo quanto la gamba, negli States, acquisendo parecchi pacchetti azionari di un certo rilievo, ignoro le percentuali, della River Cement Company del Missouri, della Hercules Cement Company nel Tennessee, della Signal in Pennsylvania, di tutte queste aziende, di tutte queste cementerie. Quella che ricordo con particolare simpatia non può essere che quella di Chattanooga. E qui viene in mente, i miei coetanei ricorderanno la Serrata Valle Chiara, l'orchestra di Gelmüller e Chattanooga Ciucciù. Ma l'attività internazionale non si ferma negli States, infatti in collaborazione, in unione con la Calcestruzzi Spa di Ravenna, la Unicem costituisce la NADA for Cement Concrete per la produzione del calcestruzzo in Arabia Saudita. È un'attività che dura fino alla fine degli anni Ottanta, non oltre, però è stato un altro passo in avanti che aveva fatto la società. Poi abbiamo delle attività diversificate che sono rappresentate dalla SMAE, Società Meridionale Argille Espanse, con stabilimenti a Lentella, Ariano Irpino, un altro in Sicilia, ad Enna, eccetera, che è stata poi assorbita e si è fusa anche là nella Buzzi Unicem. Al termine di tutte queste importanti imprese aziendali, purtroppo viene a mancare l'ingegner Testore. E come amministratore delegato viene designato Paveri Fontana. Siamo arrivati alla fine del secolo e in un certo senso finisce anche la Unicem come indipendente. Infatti la Buzzi, fratella società Buzzi, acquista prima una quota e poi praticamente l'intero azionario, la maggioranza del pacchetto azionario della Unicem, e nel 1999 nasce la Buzzi Unicem. A questo punto io ho finito il mio racconto. So di essere stato un po' confuso, di non essere stato sempre preciso, di aver probabilmente ho dato importanza a qualche particolare che non, per il quale non valeva la pena, mentre ho omesso qualche particolare che mi è sfuggito. Insomma, ad ogni modo, quando ci sarà una seconda edizione cercherò di renderla meglio.